Un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Teletruria di Valtiberina in forma dalla concessionaria Cardelli di Città di Castello per la puntata numero 23 di Valtiberina Calcio, la trasmissione prodotta e realizzata dalla redazione di Valtiberina in forma in onda lunedì sera 22:40 circa su Teletruria e replica nei giorni successivi dal martedì per tutta la settimana nella web TV di Valtiberina in forma. Come sempre tanti gli argomenti che analizzeremo partendo dalla Lega Pro ed arrivando fino alla terza categoria. Lo faremo ovviamente come sempre con me Alessio Romano. E Buonasera a tutti. alla mia sinistra invece un gradito ritorno il segretario del Calzolaro Angelo Montanucci. Buonasera a tutti. Ti prego di usare il microfono. Buonasera a tutti. Grazie Angelo intanto di essere qua. Io Angelo ti faccio anche gli auguri perché oggi è il tuo compleanno. Grazie. E quindi buon compleanno ad Angelo Montanucci. Grazie. Poi ovviamente parleremo del Calzolaro successivamente, adesso velocissimamente per quello che riguarda la Lega Pro Girone A, perché al momento in cui noi stiamo registrando non si è ancora disputato il posticipo del lunedì sera tra Arezzo e Pistoiese, quindi la nostra è un po' un'analisi incompleta e allora lo facciamo guardando soltanto quello che è successo in riferimento alle altre squadre, perché in testa alla classifica l'Alessandria è salita a quota 66 dopo il successo casalingo contro il Racing Roma 2-1 ed ha portato a 6 le lunghezze di vantaggio sulla Cremonese che ha pareggiato 1-1 tra le mura amiche con il Pontedera. Terzo posto a quota 56 per il Livorno, vittorioso 3-1 a Prato. Quarto a quota 53 con l'Arezzo, che però insomma in questa classifica manca ancora del risultato interno con la Pistoiese. C'è il Giana Erminio che si è imposto per 3-1 in casa con il Renate. Nel prossimo turno, sabato 1 aprile, l'Arezzo sarà di scena a Piacenza che occupa il sesto posto a quota 52. Da seguire anche Alessandria, Giana Erminio, Siena Cremonese e Livorno Lupa Roma. Serie D, Girone G, 28ª giornata. Alessio, perché anche in questo weekend, così come nel passato, per quello che riguarda le nostre squadre, sorride soltanto il Trestina che vince in casa 3-1 contro il Muravera, sconfitte invece esterne per Vivialtro-Tevere Sansepolcro 3-1 sul campo del Lanusei e per il Città di Castello 5-0 sul campo della neocapolista Arzachena. E allora partiamo ovviamente dal Trestina 3-1 con il Muravera, i gol di Ceccagnoli, la doppietta di Ridolfi, inutile invece per gli ospiti il gol di Satta al 50esimo, già il punteggio era su 3-0, la terza vittoria consecutiva, Alessio, il quinto risultato utile, soprattutto un risultato che chiude definitivamente il discorso salvezza perché il Trestina in questo super campionato è a quota 39. Sì, ipoteca finale direi sul discorso salvezza, grazie a questo terzo successo consecutivo arrivato dopo quelli contro Alba Longa ed Avezzano. Aggiungo ai tuoi dati che è la decima vittoria stagionale, il sesto successo su 15 gare interne, diventano 24, quindi punti raccolti al Casini, un campionato più che positivo per quello che riguarda le gare in casa, con 6 vittorie, 6 pareggi, solamente 3 sconfitte. Con questa doppietta Ridolfi sale ad 11 reti stagionali, anche qua un grande campionato per l'attaccante delle Trestina. Come già accennato tu, sono 39 i punti del Trestina, sicuramente arriveranno i più 3 perché deve disputare la partita contro il Foligno, quindi un più 9 su playout, che è una distanza insomma più che rassicurante. Ecco Angelo, i complimenti credo che il Trestina se li meriti perché ha fatto una grande stagione, un bellissimo inizio, un periodo di calo e ora sta volando. Quest'anno penso che nessuno si poteva aspettare un campionato così a buon livello e credo che se lo meriti il Trestina perché è una società, come ho detto in altre circostanze, che non fa niente a caso, ma c'ha una programmazione dietro. E questo è il risultato di una programmazione. Assolutamente giusto quello che hai sottolineato. È andata invece purtroppo male al Sansepolcro che ha perso 3-1 sul campo della Nusei, gol locali di Enciu, Congiu e poi Mencagli che ha dimezzato le distanze per i biturgensi, ma al 75esimo Cadi ha fissato il punteggio sul 3-1 ad essere la terza sconfitta consecutiva dopo quelle con Rieti e l'Aquila. Per carità, i punti restano 41, quindi salvezza già archiviata da tempo, però è una flessione per il Sansepolcro. Sì, questa flessione con un solo punto raccolto nelle ultime quattro gare, ovvero quello ottenuto grazie al pareggio interno proprio nel derby contro il Trestina, nell'11esimo KO stagionale per la formazione dei mister Schenardi, il settimo su 14 gare esterne, rimangono quindi 15 i punti raccolti fuori casa con 4 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. Anche la quinta volta in stagione che il Sansepolcro subisce 3 o più gol nella stessa partita. I complimenti qua vanno soprattutto a Mencagli, quinta rete stagionale, e possiamo dire che per questa ragazza è stata forse la stagione della consacrazione. Sì, concordo pienamente, Angelo. Una flessione che ci può anche stare visto l'obiettivo raggiunto. Adesso però il Sansepolcro, che ha fatto un gran campionato, deve serrare le fila e magari
far emergere alcuni giovani interessanti e concludere al meglio questo campionato? Sicuramente farà quello che ha fatto sempre negli anni passati, nel senso che la cosa che lo tiene più in alto non solo i punti ma anche i giovani che riesce a portare avanti dentro il suo vivaio, e credo che quest'anno sicuramente con i punti che gli rimangono da fare, con le partite che rimangono da fare, sicuramente evidenzierà ancora di più i ragazzi da mettere in mostra per le prossime stagioni. Assolutamente sì, insomma questo deve essere l'obiettivo. Io unisco in un unico complimento Sansepolcro e Trestina, perché davvero insomma hanno fatto un grandissimo campionato. Invece adesso è difficile ogni lunedì, diciamo così, commentare il rendimento della Città di Castello. Questa volta una sconfitta dura nel punteggio, ma sicuramente pronosticabile sul campo della neocapolista Arzachena, con il gol di Oggiano, le doppiette di Aloia e Sanna, quarta sconfitta consecutiva. I punti restano 14, sempre a meno 7, diciamo così, da quel quart'ultimo posto che sarebbe obbligatorio per sperare perlomeno nei playout. Sì, è arrivato questo quarto KO consecutivo dopo quelli contro Monterosio, Stiamare e Rieti, sono 14 purtroppo le reti al passivo in queste ultime 4 giornate. Città di Castello che non rismuove la classifica dal 19 febbraio, ovvero dallo 0-0 ottenuto all'Aquila, è la 18esima sconfitta stagionale, il 10° KO su 15 gare esterne, rimangono quindi solamente 5 punti raccolti in questa stagione fuori casa dai tifernati, con 0 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte. Purtroppo si registra anche il peggior attacco del campionato con 16 gol fatti e la peggior difesa con 56 subiti. Ecco Angelo, come ogni lunedì io, diciamo così, domando al mio ospite qualcosa sul Città di Castello, però effettivamente è sempre più difficile commentare quanto succede non solo nel campo, anzi forse meno quello che succede nel campo, ma tutto quello che è il contesto. Secondo me la partenza, diciamo, ad handicap, nel senso che non rimaniamo l'inizio che è stato di stagione, che però insomma è l'origine di tutti i mali. Diciamo che dopo tu vai sempre a rimettere le toppe su delle situazioni che te le porti fino in fondo. Se va bene, se andava bene, diciamo che potevano fare qualcosa di più. Purtroppo ci sono sopraggiunti, secondo me, dei fattori che sono anche un po' extracalcistici. E quando ci sono questi, insomma, i problemi si sommano, è difficile venirne fuori. Assolutamente vero, come sottolineò anche mister Fiorucci quando era qua presente. Noi insomma rinnoviamo comunque sempre un grosso in bocca al lupo, certo. e un applauso a Fiorucci e al suo staff per quello che stanno comunque nonostante tutto portando avanti. Dispiace perché è una classifica talmente corta, Alessio, nel basso, esatto, che bastava forse veramente qualcosina di più. Sì, bastava poco, perché c'è arrivata l'esclusione del Foligno, anche la Torres ha avuto molti problemi, quindi veramente bastava quel poco per riuscire magari anche a giocarsela in un play-out. Non precludiamo niente, naturalmente, no, per perché ancora mancano alcune partite, però la situazione giornata dopo giornata si fa sempre più difficile. Nuovo cambio intanto in vetta alla classifica. Rieti ha infatti perso 2-1 in casa contro l'Avezzano, è rimasto fermo a quota 58 e si è visto superare di due lunghezze dalla neocapolista Arzachena, che appunto ha vinto 5-0 con il Città di Castello. Terzo posto a quota 57 per il Monterosi, fermato sull'1-1 in casa dalla Norese. Quarta quota 55 per l'Ostia, vittoriosa 2-1 tra le mura amiche con il Flaminia. Quinto posto per l'Aquila, quota 53, che ha battuto 3-1 l'Alba Longa, superandola tra l'altro in graduatoria. In coda Lanusei 34, Flaminia 33, Latte Dolce 30, Sant'Edoro 22, Muravera 21, Torres 19, Città di Castello 14. Insomma il Foligno, come già sappiamo, non fa più parte di questo campionato. Nel prossimo turno però c'è una possibilità, insomma, per il Città di Castello, che gioca in casa contro il Lanusei, poi Sansepolcro, Ostia, Norese Trestina, Torres Arzachena, Flaminia Rieti, Alba Longa Monterosi e Muravera contro Latte Dolce, quindi un altro scontro importante. Noi scendiamo in eccellenza perché sono arrivate due bellissime notizie per le nostre formazioni. Partiamo ovviamente dall'eccellenza umbra, 26esima giornata, fondamentale davvero, vittoria dell'Ama che si è imposto per 3-1 nello scontro salvezza disputato in trasferta contro il Massa Martana, grazie ai gol di Bartolucci, Kribek su rigore e Bartolini, mentre inutile a fine del risultato finale il momentaneo pari locale firmato da Rocco.
Paraocchi. E allora adesso anticipo un po' di numeri, perché l'AM ha ritrovato una vittoria che mancava dall'8 gennaio, anche in quel caso in trasferta, chiude un po' il cerchio dopo 9 turni senza successi con solo 3 punti conquistati e soprattutto raggiunge il Massa Martana a quota 27, insomma un quintultimo posto in coabitazione, ma vincere uno scontro diretto così da morale per il rush finale. Sì, assolutamente, era fondamentale questa vittoria per continuare a sperare nella salvezza diretta. È arrivato il settimo successo stagionale, il terzo su 13 gare esterne, sono 13 punti raccolti fuori casa dall'AM con 3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Per Kribek, nono centro stagionale, per Bartolucci invece si tratta della settima rete. Io sono andato anche un po' a guardare quelli che sono i calendari di Massa Martana e l'AM da qui a fine stagione, perché il l'AM avrà una grande opportunità già da domenica, perché arriverà il Torgiano con mille problemi, sappiamo che si sono dimessi direttore sportivo e allenatore, quindi anche qua tanti problemi a livello societario. Dopo Torgiano ci saranno la trasferta di Angelanna, poi Castel del Piano in casa e Subasio fuori, mentre il Massa Martana se la vedrà in casa contro Castel del Piano, Atletico Orte, e fuori casa contro San Sisto e Petrignano. Insomma, due calendari complicati, tosti. Quindi piuttosto simili. Però Angelo, ci voleva davvero questa vittoria, no? Che dà tanto morale oltre che punti pesantissimi. Una vittoria fuori casa come quella di ieri, con uno scontro diretto, penso che possa dire tanto Ti chiedo di tenere il microfono più vicino. Beh, penso che possa dire tanto per il rush finale per il l'AM Calcio. Assolutamente sì, quindi complimenti, in bocca al lupo, continuare così, ulteriore allungo in vetta alla classifica invece per quello che riguarda il Villa Biagio, che grazie al gol di Goretti si è aggiudicato lo scontro diretto esterno con la Voluntas Spoleto, portandosi a quota 53 e volando a più 5 rispetto al terzetto delle più immediate inseguitrici, che sono appunto Spoleto, poi Ventinella che ha vinto 4-1 sul campo del Gualdo Casa Castalda e Bastia che ha frenato sull'1-1 interno contro la Subasio. Giornata no per il Castel del Piano, che ha perso 3-0 sul campo dell'Angelana, scivolando a meno 8 dalla vetta. In coda l'AM e Massa Martana 27, Subasio 24, Gualdo Casa Castalda 23, Atletico Orte 19, Torgiano 6 anche dopo il punto di penalizzazione, e il l'AM, appunto come anticipato da Alessio, giocherà domenica prossima in casa contro il fanalino di coda Torgiano in una gara da vincere ad ogni costo. Poi Atletico Orte, Gualdo Casa Castalda, Castel del Piano, Massa Martana, Villa Biagio, Bastia, quindi altro scontro diretto, e Ventinella Spoleto, quindi insomma tutte grandi partite. Noi siamo arrivati in conclusione di questo primo blocco, ci vediamo tra qualche istante per parlare di Eccellenza Toscana. Eccellenza Toscana, girone B, 27esima giornata, e la Baldaccio Bruni Anghiari ha riscattato l'amarezza per l'eliminazione patita nella fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza, battendo 1-0 in trasferta all'Olympic Sansovino, decisivi due tiri dagli 11 metri, il rigore segnato da Andreoli per la Baldaccio al secondo minuto e quello che al 30esimo circa della ripresa Giovagnoli con un grande intervento ha respinto al numero 8 della Sansovino Favero. Vittoria meritata nel complesso per la formazione di Andrea Benedetti, con il quinto gol del centrocampista brasiliano e con le decisive parate di Giovagnoli. La seconda vittoria consecutiva Alessio in campionato, senza gol tra l'altro al passivo entrambe le circostanze, sono 11 le gare in cui Giovagnoli ha mantenuto inviolata la propria porta, e soprattutto una vittoria esterna ritrovata dopo oltre 2 mesi e il secondo posto in coabitazione con Grassina e Zenit a quota 43 punti. Sì, sicuramente non era semplice ritrovare subito la vittoria dopo quella sconfitta di Coppa. Comunque la Baldaccio, come già detto più volte, è andata fuori a testa alta sicuramente da questa competizione contro il Villa Biagio. Come hai detto tu, seconda vittoria consecutiva dopo quella interna contro lo Zenit Audax, è il 12esimo successo stagionale, il 6° su 14 gare esterne, sono 22 punti raccolti dalla Baldaccio, lontano dal Savero Zanchi, con 6 vittorie appunto, 4 pareggi e 4 sconfitte. Baldaccio che è anche la seconda miglior difesa del campionato dopo il Montevarchi, con 23 gol subiti, come hai detto tu, per Andreoli è il quinto centro stagionale, e adesso un calendario che vede lo scontro diretto di domenica contro la Fortis Juventus, poi le gare contro Sinalunghese e Valdarno. E quella contro la Sansovino è stata la risposta di una grande squadra, perché insomma dopo le scorie dell'eliminazione, le fatiche anche fisiche, non era semplice contro una squadra che gioca con il coltello tra i denti conquistare punti importanti, quindi è una risposta importante per la Baldaccio. Come anticipato da Alessio, la gara contro il Villa Biagio è stata per certi versi sfortunata anche negli episodi, la Baldaccio aveva
aveva avuto l'occasione con D'Urso in apertura, poi ha incassato il gol di Tommasini alla conclusione del primo tempo, è rientrata nel discorso qualificazione a inizio ripresa al 12° con il gol di Michael Quadroni, però il pareggio è durato soltanto pochi minuti, il tocco di Gramaccia con forse anche una deviazione ha riportato avanti il Villa Biagio, insomma poi sappiamo com'è andata con l'espulsione di Rosati, il 3-1 di Cenerini e un finale incandescente con Bruni che ha riportato la Baldacci sul 3-2 e con un'occasione che poteva, diciamo così, anche con maggior fortuna portare sul 3-3. Comunque complimenti al Villa Biagio che ora giocherà proprio in questa settimana contro la Romanese, formazione del Bergamasco nella semifinale della Coppa Italia di Eccellenza e come ha detto Alessio, Baldaccio che è uscita a testa altissima e che tra l'altro a maggio affronterà un triangolare con le due vincenti dei gironi toscani dell'Eccellenza, quindi Montevarchi e probabilmente Seravezza. Per quello che riguarda la classifica, il Montevarchi non cede il passo nonostante il campionato già vinto, impone il pari alla Sinalunghese salendo a quota 57, seconda piazza quota 43 con la Baldaccio per Grassina e Zenit Audax che hanno vinto in casa rispettivamente 2-1 con il Chiusi e 2-0 con il Porto Romana, al quinto posto a quota 42 c'è la Fortis Juventus che tra le mura amiche ha sconfitto 3-1 la Bucinese estromettendola per ora dalla griglia playoff, a quota 39 la Castiglionese 2-2 in casa contro la Sestese, importante successo per il Valdarno che grazie al 4-1 rifilato al Foiano sarà a quota 33 mettendo la testa fuori dai playout, ma le Sansovine e Foiane invece rispettivamente penultima quota 22 e ultima quota 18. Nel prossimo turno Alessio ha già anticipato che la Baldaccio giocherà contro la Fortis Juventus, scontro decisivo per i playoff, poi Montevarchi Valdarno, grande derby, Bucinese Lastrigiana, Sestese Grassina, Signa Zenit, Foiano Sansovino, altra gara quindi molto incandescente e Porta Romana contro Castiglionese. E adesso scendiamo in promozione Umbra, girone A, 26esima giornata, importante successo adesso della Pietralunghese sul campo dell'Agello, ottimo pari del Madonna del Latte San Secondo in casa contro l'Ellera, sconfitta purtroppo del Lerchi sul campo della Trasimeno e il derby tra Virtus San Giustino e Montone che si è concluso sull'1-1. Partirei proprio da questa partita che tu hai seguito ieri. Sì, diciamo che la Virtus, a differenza delle ultime gare in cui aveva faticato tanto nei primi tempi, ieri ha disputato un'ottima prima frazione di gara, è riuscita a trovare il vantaggio con Capitan Belloni, poi però nel secondo tempo anche grazie all'ingresso di Oxa che non stava bene, aveva avuto problemi in settimana, sappiamo insomma il valore di questo giocatore, il Montone ha cambiato marcia, è riuscito nonostante l'inferiorità numerica, perché proprio nei primi minuti del secondo tempo è stato espulso Alex Borgo, è riuscito nonostante appunto questo l'uomo in meno a trovare la rete del pareggio grazie al gol di Grassini, quindi un 1-1 alla fine giusto, un tempo per uno, però sicuramente ci sarà rammarico in casa Virtus, come sentiremo poi anche dalle interviste di mister Bendini, perché sull'1-0 con il vantaggio dell'uomo in più aveva sì avuto l'occasione per andare sul 2-0 con il palo colpito da Enzo Bruschi, però la formazione di San Giustino doveva fare qualcosa in più per chiudere la partita. Sì, sicuramente è un punto che serve più al Montone, esatto, che alla Virtus, ma allora andiamo subito ad ascoltare le dichiarazioni raccolte da Alessio Romanelli con i due tecnici Valerio Bendini e Renato Borgo al termine della partita. Si è conclusa senza vincitori né vinti la gara tra Virtus San Giustino e Montone, valevole per la 26esima giornata del campionato di promozione Umbra Girone A. 1-1 il risultato finale, alla rete dei locali firmata da Belloni su preciso assist di Mancini al 21esimo del primo tempo, hanno risposto poi gli ospiti con Grassini al 34esimo della ripresa. Da segnalare anche l'espulsione di Alex Borgo al primo minuto del secondo tempo, che ha costretto il Montone a giocare con l'uomo in meno per tutta la seconda frazione. Andiamo a sentire ora le interviste realizzate nel post gara con i due allenatori Valerio Bendini e Renato Borgo. Valerio Bendini, allenatore della Virtus San Giustino, mister, è arrivato un pareggio amaro oggi contro il Montone. Beh, amaro sì, ma il calcio purtroppo è questo, credo che indipendentemente dall'espulsione loro, che non ha cambiato molto la squadra, si poteva fare il 2-0, abbiamo preso il palo e quando il calcio, gol sbagliato, gol subito su un forse un errore nostro, e perciò parliamo dell'ennesima beffa nelle ultime due o tre partite, però vuol dire che dovremo lottare fino alla trentesima giornata, al novantesimo della trentesima giornata per cercare di evitare i play-out. Possiamo dire, mister, che a differenza delle ultime gare un buon San Giustino nel primo tempo e c'è stato invece il calo nella ripresa?
Ma a differenza delle altre gare abbiamo fatto due buoni primi secondi tempi le ultime due partite, oggi abbiamo fatto un buon primo tempo, un secondo tempo, forse anche l'espulsione loro che c'è un po'... Cioè ti condiziona calcisticamente, non siamo stati bravi a ripartire, ma se poi abbiamo 30 punti vuol dire che qualche problema ce l'abbiamo. Però credo che alla fine un punto ci può anche non soddisfare, ma comunque ci mantiene ancora una speranza, siamo tutti lì su 2-3 punti, ce lo giocheremo le ultime 4 partite. Cosa ti è piaciuto di più, mister, e cosa di meno della partita di oggi dei tuoi ragazzi? Ma guarda, noi anche oggi avevamo 5 ragazzini in panchina, e un altro adulto che era in panchina non era utilizzabile. Io credo che l'approccio alla partita è stato buono, abbiamo tenuto bene il campo tutta la partita e abbiamo preso gol su calcio piazzato, che probabilmente lì qualche errore l'abbiamo fatto, se no credo che la partita era oramai incanalata su 1-0 e poteva finire così. Però non è stato, dobbiamo ripartire da martedì senza nessun problema, pensare alla prossima. Renato Borgo, allenatore del Montone, mister, è arrivato un pareggio in rimonta, credo che sarai soddisfatto della prova dei tuoi oggi. Ma penso che onestamente qualunque allenatore deve essere soddisfatto quando vede un gruppo di ragazzi che il secondo tempo hanno dato l'anima, hanno corso, hanno messo in difficoltà la squadra di casa benché eravamo in uno o meno. Poi è chiaro, essere rimasti in 10 a un minuto all'inizio del secondo tempo poteva far male a qualunque squadra, però noi abbiamo tirato sulle mani, che so la forza dei miei ragazzi, che atleticamente stanno benissimo, e abbiamo portato via questo punto prezioso. E in più l'ingresso di Oxa ha cambiato la gara? Beh, l'ingresso di Oxa sì, perché è stato male tutta la settimana, ha dei problemi muscolari, ha avuto l'influenza ed era, diciamo, centellinato, ecco. È normale avere dei giocatori come Oxa, come Farrugo, come Manuali, sono delle garanzie. Ora staremo a vedere queste ultime 4 partite sperando di essere al completo. Era soprattutto importante, mister, non perdere oggi e dare continuità alla vittoria interna di domenica scorsa. Esatto, era importante lasciare dietro di 2 punti San Giustino, perché un'ipotetica sconfitta ti portava magari anche San Giustino avanti. Ora non so le altre che hanno fatto, però da quello che sento dire più o meno la classifica è rimasta uguale, e a 4 giornate alla fine essere fuori da play-out è tanta roba per una società come il Montone, che a inizio anno davano tutti per spacciati e per retrocessi già a dicembre. Ma una squadra viva, una squadra giovane, una squadra che ha voglia di fare, una società che ha voglia di fare, una società che ha delle ambizioni, anche se è un piccolo borgo, diciamo, fuori città di Castello, però, ripeto, sia l'allenatore che la dirigenza che i giocatori hanno voglia prima di salvarsi quest'anno, poi di fare qualcosa di importante magari l'anno prossimo. E allora in bocca al lupo sia alla Virtus che al Montone, due tecnici insomma che sono tra l'altro anche due grandi amici. Adesso invece purtroppo Maliz a Lorenzo Lerchi, a cui non è bastato il gol di Bianchi, un altro segnale positivo arriva dalla Madonna del Latte al secondo. Sì, per il Lerchi è arrivata la terza sconfitta consecutiva dopo quelle rimediate contro Cassa del Diavolo e Tavernelle. Tavernelle sono 9 i gol al passivo in queste ultime 3 giornate ed è arrivato il 13° KO stagionale, il 9° su 13 gare esterne. Bene, come ha detto la Madonna del Latte, che è al terzo risultato utile consecutivo dopo le 2 vittorie ottenute contro Pietralonghese e Pievese, e la formazione di mister Signorelli non subisce gol da 270 minuti ed ha raccolto l'8° pareggio stagionale, salendo quindi a quota 26 punti più 3 sull'ultimo posto, meno 6 da una salvezza diretta che rimane difficile. Comunque sia, ancora qui vanno i complimenti a mister Signorelli, che ha veramente resuscitato tra virgolette questa squadra che sembrava condannata all'ultimo posto. E mi associo ovviamente. Il gol di Morodei invece ha permesso alle pietralonghese di vincere sul campo della Gela e di portarsi al 6° posto a quota 35, meno 4 da playoff più 5 sui playout, secondo risultato utile consecutivo ed è la migliore, diciamo così, per quello che riguarda la classifica tra le nostre. Il San Lorenzo Lerchi di punti ne ha 23 ed occupa l'ultimo posto a meno 2 dal penultimo. Come detto, la Virtus è quintultima a quota 30, il Montone di punti ne ha 32 ed ha più 2 rispetto ai playout. Angelo, un commento generale per quello che riguarda le nostre, con la Pietralonghese che è quella che sta meglio, il Montone sta facendo un campionato che sicuramente ci aspettavamo, male il Lerchi. Facciamo intanto un augurio che si possono tirare fuori quelli che ne hanno ancora, diciamo, i tempi. Assolutamente sì. Partite alla fine, insomma. Però certamente, certo, tu dicevi dell'Erchi, l'Erchi è in ultima posizione, speriamo che riesca a recuperare almeno per agganciarsi ai playoff. Ai playoff play sarebbe la cosa più importante. Per il resto, che dire? Dire che più se ne tirano fuori e meglio sarebbe per il territorio, per il anche territorio nostro.
Assolutamente sì, il prossimo turno sarà importante perché sarà Montone contro Madonna del Latte San Secondo, Pietralunghese e Virtus San Giustino, quindi due derby da seguire. Il Lerchi giocherà in casa contro San Marco Juventino e dovrà ovviamente cercare di raccogliere i tre punti. Poi Ellera Trasimeno sarà un po' il big match, mentre la Ponte Vecchio del nostro amico Giacomo Del Ben ospiterà il Ponte Valle Ceppi. Trasimeno che è in testa dopo la vittoria sull'Lerchi con 55 punti, più 6 rispetto all'Ellera che ha pareggiato appunto con la Madonna del Latte San Secondo, e più 7 rispetto al Ponte Valle Ceppi che ha vinto con il Pianello. E allora noi ci fermiamo per la seconda volta, poi il rush finale con tanto spazio per il Calzolaro. Terza parte di Valtiberina Calcio, che apriamo insomma con la prima categoria toscana, girone 26esima giornata, perché adesso è arrivata una sconfitta interna per la Sulpizia contro il Bettolle che interrompe la striscia consecutiva di 4 risultati utili consecutivi. I punti restano 34, insomma il quintultimo posto, ma c'è la salvezza già acquisita per quello che riguarda il gap con le inseguitrici. Assolutamente sì, sono più 22 punti sul penultimo posto, quindi una salvezza praticamente ipotecata per la Sulpizia, però questa sconfitta ha interrotto, come hai detto tu, questa striscia di 4 risultati utili, e soprattutto Sulpizia che non perdeva in casa dal 9 ottobre 2016, ovvero dallo 0-1 contro l'Atletico Levane, l'ottava sconfitta stagionale per la formazione di Mister Guerra, la seconda su 14 gare interne. Rimangono quindi 24 punti raccolti in casa con 6 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte. Lo Spoiano resta in testa alla classifica quota 49 dopo lo 0-0 sul campo della Poliziana, seguito a meno 3 dal Bettolle che appunto ha battuto la Sulpizia. Quota 45 c'è invece l'Etruria Capolona che si è aggiudicata il match contro la Valdichiana superandola in classifica. Valdichiana raggiunta quota 44 dal Poppi che ha vinto contro il Fonte Belverde 3-0. Nel prossimo turno la Sulpizia giocherà sul campo della capolista Spoiano, quindi un match sicuramente tutto da vivere. Poi Bettolle Poppi e Bibbianese Etruria Capolona, le altre due gare da valutare con particolare attenzione. Ed eccoci arrivate alla prima categoria Umbra, girone A, 26esima giornata. Prima di approfondire il discorso sul Calzolare, adesso uno sguardo alla classifica, perché il Selcinardi ha battuto 2-0 il Bastia con i gol di Ceccarelli e Cenciarelli, ritrovando una vittoria insomma dopo la sconfitta di domenica scorsa, ma rimanendo al secondo posto a quota 50, meno 4 dal Viole che ha superato 1-0 il Pierantonio con la 16ª vittoria stagionale, mentre il Pierantonio è arrivato al KO dopo tre vittorie consecutive. Sì, Selci che ha riscattato subito il KO di Ponte d'Assi, è arrivato l'11esimo risultato utile interno consecutivo per la formazione rossonera, la 15ª vittoria stagionale, la 10ª su 13 gare interne, quindi come hai detto tu sono 50 i punti in classifica. Per il Cerbara è arrivato il 10º KO stagionale, e Cerbara che rimane ferma a quota 38 punti, a meno 4 dai playoff. Stesso punteggio per il Monte Castelli, che con questa vittoria comunque ha messo una bella ipoteca sulla salvezza con questo 10º successo stagionale. Anche qua un'occhiata a quello che è il calendario di Viole e Selci, un calendario più o meno simile, Selci che giocherà contro Atletico Gualdo, Pontevilla, Cerqueto e Pierantonio, Viole che se la vedrà invece contro Cerbara, Tiberi, Spadule San Marco e Piccione, quindi qua con Cerqueto e Spadule San Marco che sono mischiate nella lotta playoff, tutte le altre squadre devono ancora salvarsi, quindi calendario tosto per entrambe le squadre. Assolutamente, il Cerbara ricordiamo l'ha perso 2-0 sul campo del Spadule San Marco, terzo KO nelle ultime 4 gare, mentre la doppietta di Gennari e di Bracalenti hanno regalato al Monte Castelli il successo per 4-0 contro il Ponte d'Assi ed è il terzo risultato utile consecutivo. Male invece la Tiberis che ha perso 2-1 sul campo del Piccione, incassando il quarto KO consecutivo. E allora veniamo al Calzolaro, Angelo, perché è arrivata questa sconfitta pirotecnica, insomma mi viene da definirla, in casa con il Cerqueto, 5-4 il punteggio. Non sono bastate la doppietta di Domenichini, gol di Perioli ed Atif. Che partita è stata? Ma diciamo che probabilmente il cambio di orario, noi siamo entrati in campo al secondo tempo, ah, ecco. Il primo tempo probabilmente non eravamo in campo. Se, è andata così, pronti via, nel senso che noi di solito siamo una squadra attenta ai primi minuti cerchiamo di dare sfogo agli avversari, però specialmente in casa cerchi di dotare l'approccio un pochino, è quello giusto, un po' abbastanza. Sono state due, diciamo, un infortunio della difesa e poi ci ha messo del suo, bisogna dire che sono stati bravi gli avversari. È arrivato il primo gol, poi una ripartenza, è arrivato subito il secondo gol. Noi abbiamo creato due o tre occasioni a fil di palo, perché
possiamo dire che le occasioni nel primo tempo le abbiamo fatte, loro sono, ogni volta che venivano giù riuscivano a segnare, noi non siamo riusciti a concretizzare il lavoro fatto. Quindi più cattivi tra virgolette sotto porta, più cattivi. Però mi è piaciuto il fatto che hai fatto comunque complimenti al Cerqueto, perché tante volte si trovano scuse, no, assolutamente, nel calcio, no, invece no. È bello sottolineare nel calcio le scuse adesso, quando tu dopo 57 minuti perdi 5-0, cioè le scuse le devi prendere per con te, lì non c'è arbitro, non c'è nessuno che l'approccio tenga. Veramente è stato dopo abbiamo trovato un gol, ne abbiamo fatti in 20 minuti, ne abbiamo fatti 4, e ti dico la sincera verità, se non c'è stato un diciamo mezzo, non scomodiamo i miracoli, ma insomma una bellissima parata del portiere, se no potevamo oggi festeggiare un 5-5 o chissà che cosa, quale altro risultato. E guardiamo anche un po' i numeri, perché i punti sono 37, siete a meno 5 dai playoff e più 9 comunque sui playout, quindi la salvezza ormai è arrivata, e questa sconfitta è arrivata dopo 3 risultati utili consecutivi. Sì, è arrivata che sinceramente non ce l'aspettavamo, tanto non è che bisogna dire le cose come noi ieri puntavamo a fare risultato pieno ci avrebbe mantenuto nel treno playoff, anche se no, il treno probabilmente l'abbiamo perso in altre occasioni, forse all'inizio del girone di ritorno. Però nonostante questo, credo che abbiamo fatto un campionato abbastanza dignitoso, anche se gli obiettivi della nostra società potevano essere diversi. Alessio. Sì, io vado ad analizzare un po' i dati dei gol, perché con 49 gol fatti il Calzolaro ha il miglior attacco del campionato e con 34 gol subiti la quintultima difesa. E qui un po' la chiave di lettura, per fare un po' il salto di qualità manca un pizzico di equilibrio. Probabilmente più che la difesa quest'anno, io adesso non me ne vogliano i tecnici, il tecnico che allena la nostra società, la difesa, ma poi il problema viene dal centrocampo, secondo la mia opinione. Dopo certamente quando non hai il centrocampo capace di arginare, la difesa può essere brava quanto ti pare, ma è dura. Poi il metodo del nostro, i numeri dell'attacco te lo dice, il metodo è quello di attaccare sempre, qualche volta dopo viene meno, vengono più i gol fatti, ma vengono anche quelli subiti, insomma hanno la loro importanza alla fine delle... Però facciamole anche complimenti al tecnico, perché no, ma io almeno ci fa divertire, cioè, è una squadra che ci fa divertire, Zemaniana. Sì, ma non abbastanza, probabilmente con i giocatori che avevamo potevamo veramente aspirare a qualcosa di più positivo. Però lo sai che anche le grandi società, le grandi che puntano magari con dei giocatori importanti a degli obiettivi importanti, molte volte non riescono. Ecco, però può essere questo campionato, Angelo, un po' una base per provare a fare qualcosa di più l'anno prossimo? Ma noi l'anno prossimo festeggeremo il 30° anno della nostra società. E quindi ci vuole un bel regalino. Non lo so, o faremo un regalo nel senso che riusciremo a fare una squadra più competitiva. Attento, nei nostri obiettivi il nostro campionato è, diciamo, ai massimi che possiamo fare, perché no, ma questo lo sappiamo, i tempi siete... e le società che hanno fatto diciamo dei passi un pochino più lunghi, abbiamo visto che fine che hanno fatto, molte hanno chiuso, molte chiuderanno, speriamo di no, ma insomma noi da anni vi conosciamo, ormai sappiamo che andate per il passo proporzionato alla gamba, e questo ovviamente vi fa onore ed è la prima cosa da mettere in risalto. Quello che mi preoccupa non è tanto il campionato che faremo, se riusciremo a rifare il campionato. Ah, questo è un campanello d'allarme. Non è un campanello d'allarme, però è così, cioè nel senso che le società soffrono sempre di più, e vedrai che noi riusciremo nella nostra, perché abbiamo l'impianto, abbiamo la struttura che merita, diciamo, assolutamente, di essere sfruttata, di avere una società. Però non
non dico che non ci sono difficoltà per andare avanti. Per quello che riguarda il prossimo turno, sarà sul campo del Pierantonio, una gara sicuramente complicata, ma che attendete, credo, no? Sempre con... Diciamo che Pierantonio quest'anno è stata una di quelle società che con noi ha raccolto tanto, ha raccolto sia in campionato che ha raccolto in Coppa. E noi, a proposito, tu dicevi dei gol, noi quest'anno abbiamo fatto abbiamo non realizzato la bellezza di 7 rigori. E anche Alessio Romanelli avrebbe fatto meglio. Questo, ma guarda che molte volte veramente nel calcio non... perché non è strano, sì, questo. Ragazzi, però è successo anche questo. Perciò ti dico che andiamo a Pierantonio, dove in Coppa abbiamo sbagliato il rigore che ci poteva dare la qualificazione al 90esimo, e in casa hanno vinto loro meritatamente 1-0, e eccoci, perciò cercheremo di fare la nostra partita, magari riportare via quei punti che non siamo riusciti a prendere fino adesso, per tenere vivo insomma anche l'obiettivo playoff. Diciamo che ancora, finché i numeri ci danno la speranza, noi speriamo. Ovviamente io Alessio scherzo, Alessio tra l'altro sta segnando quasi settimanalmente, sì. Insomma, con la sua fratres Monterchi, se non segna è un assist o quasi. Certo, no, certo. Però insomma state facendo un bel campionato, quindi complimenti anche per la vostra fratres. Il tempo purtroppo, Angelo e Tiranno, so che hai due messaggi, insomma, purtroppo di differente, diciamo, allora, così, emozione. Facciamo prima di tutto tanti auguri al nostro, come società, come amici, come diciamo amici, va bene, amici, al segretario del CRU, del Comitato Regionale Umbro, Valerio Branda, per il piccolo malore che l'ha colpito, e diciamo torna presto Valerio al timone. E purtroppo facciamo le condoglianze, nel senso che è venuta a mancare un personaggio importante per la nostra zona, un personaggio di sport, un imprenditore, un grande imprenditore, Corneli Lino, e gli facciamo le condoglianze anche perché, cioè, il figlio gioca con noi, e ecco, rinnoviamo le condoglianze da parte della società, dirigenti e giocatori. E anche da parte della nostra redazione, così come ovviamente l'augurio a Branda, insomma, perché torni presto attivo. Intanto faccio subito i complimenti al Calzolaro e ovviamente anche l'in bocca al lupo per questa parte finale di stagione, perché come detto il tempo è tiranno. Nel prossimo turno Atletico Gualdo Selci, Cerbara Viola, Atletico Bastia, Montecastelli, Pierantonio Calzolaro, Tiberis, Padule San Marco, le gare da seguire. Faccio una veloce panoramica io per quello che riguarda la seconda categoria toscana, girone L, 26esima giornata, perché dopo il pareggio nel turno, nel recupero insomma di settimana scorsa, tra Capresana e Palazzo del Pero, 1-1 il punteggio, il Palazzo del Pero ha pareggiato 0-0 in casa contro il Badia Agnano, quindi il secondo pareggio consecutivo, il 12esimo totale, record per quello che riguarda il girone, solo un gol segnato però nelle ultime 5 gare, 9 addirittura partite senza vittorie, l'ultima acuta il 22 gennaio in casa con la Fortis Arezzo, Palazzo che è quintultima, quota 24, a meno 9 da una salvezza difficile da raggiungere, insomma più 5 rispetto al terzetto delle inseguitrici. Per la Capresana invece è arrivata una sconfitta sul campo della Tuscar, 1-0 il punteggio, il 12esimo KO su 14 trasferte, 17esimo totale, 19 punti in classifica come Tuscar appunto e Fortis Arezzo, ad inseguire il Palazzo del Perone. In bocca al lupo alle nostre due formazioni. Per quello che riguarda la classifica, Rassina in testa, quota 56 dopo la vittoria per 3-0 a Salutio, ha più 2 rispetto al Battifolle che invece ha pareggiato 1-1 a Cavriglia. Nel prossimo turno stia Palazzo del Pero e Capresana Viaggio Biandiscò, da seguire anche Rassina Cavriglia, Battifolle Montemignaio, Fortis Arezzo, Tuscar. Alessio, velocissimamente, seconda categoria Umbra, girone A, 22esima giornata, perché il Monte Acuto non ha approfittato appieno del turno di riposo del Promano. Sì, esatto, Monte Acuto che non è andato oltre lo 0-0 interno contro il Carbonesca, si è quindi portata a quota 50 ed ha comunque guadagnato un punto sullo Promano, fermo al secondo posto a quota 45 punti. Per quanto riguarda anche le altre tiberine impegnate su questo girone, c'erano due derby, quelli tra Val di Pierra e Artiglio Pistrino, 1-0 in favore dei locali, e Tigrotti Mora Castello Giunti, anche qua vittoria dei locali per 3-2, Moranese US San Giustino 0-1, decisivo il gol di Puletti, 0-0 invece tra Real Padule e San Biagio Cornetto, per una classifica che, come detto, vedi il Monte Acuto primo a quota 50, secondo posto Promano 45, Real Padule 43,
3, Carbonesca 42, Grifo Sigillo 38, Tiberine, Artiglio Pistrino 31, Tigrotti Morava e Val di Pierle a quota 30, San Biagio Cornetto 15, assieme all'US San Giustino, Castello Giunti che chiude la graduatoria a quota 7 punti. Nel prossimo turno Carbonesca, Tigrotti Morra, Artiglio Pistrino, Rigali, Promano, Val di Pierle, San Biagio Cornetto, Montacuto e San Giustino Real Padule. Perfetto Alessio, per quello che riguarda la terza categoria invece è arrivata la seconda vittoria consecutiva per la Monterchese Ercolana, 2-0 contro l'Indomita Quarata, la quarta vittoria consecutiva, quarta vittoria casalinga totale, la nona in campionato, il settimo posto a quota 30, meno 8 dai playoff. Qualcosa da aggiungere velocemente per la Monterchese Ercolana? Ma a parte questi 30 punti, meno 8 dai playoff a 4 giornate dalla fine, precludono un po' quelle che erano le aspettative di inizio stagione, quindi un'altra annata un po' no per la formazione di Monterchi. Mentre un'annata sì per la Lorese, che ha vinto il campionato grazie al pareggio ottenuto 2-2 sul campo dell'Orange Don Bosco, la vittoria è matematica, insomma il double possiamo così dire dopo la vittoria anche di Coppa. Al secondo posto c'è lo Strada che ripuntina 44, prossimo turno Monterchese Ercolana giocherà sul campo del Valdambra. Siamo arrivati in conclusione, però prima voglio fare i più sinceri complimenti ai giovanissimi della Junior Tiferno, anno 2003, che hanno vinto con due turni d'anticipo il campionato provinciale umbro, meritandosi il passaggio tra i regionali, quindi una grande vittoria, un premio meritato non soltanto per i giocatori e per lo staff tecnico, ma per tutta la società. Io insomma ne cito uno, cito Giacomo Palla, perché ieri ci siamo sentiti su Messenger, insomma gli ho fatto i complimenti, e i complimenti che vanno non soltanto all'amico Giacomo, ma a tutto lo staff della Junior Tiferno, che insomma da anni ormai è una delle società che meglio opera per quello che riguarda il calcio giovanile, e l'appuntamento poi sarà anche nelle prossime settimane proprio con gli amici della Junior Tiferno per approfondire questo e anche tante cose importanti che riguardano il futuro. Quindi complimenti ancora alla Junior Tiferno, complimenti che faccio anche ad Angelo Montanucci, oltre ad un grosso in bocca al lupo per questo finale di stagione. Grazie a voi, grazie dell'invito e buon proseguimento a tutti. E non ci fate scherzi per il prossimo anno, noi vi aspettiamo. No, io parlo in generale. No, lo so, era una battuta. Di tutti, perché i tempi non sono tanto simpatici, ma faremo con quello che abbiamo. Assolutamente, sarà un trentennale comunque importante per il calzolaro, quindi di nuovo un in bocca al lupo, un saluto va ad Alessio Romanelli. Alla prossima. Anche un ringraziamento ad Alberto alla telecamera, ed ovviamente per quello che riguarda Valtiberina Calcio, puntata numero 23, è tutto. Un saluto dalla concessionaria Cardelli di Città di Castello, l'appuntamento a settimana prossima.